Noi vogliamo fondare la Repubblica. E per Repubblica non intendiamo una mera forma di governo, un nome, un'opera di reazione di partito a partito. Si aprono a Roma, al Palazzo della Cancelleria, i lavori dell'Assemblea Costituente. Qualche giorno dopo viene dichiarato decaduto il potere temporale pontificio e proclamata la nascita della Repubblica Romana.